Ok, allora adesso vediamo l'argomento probabilmente più interessante, che è quello di collegarsi a una, in questo caso una white core, ma potrebbe essere una simulastic, da un'altra macchina nella stessa LAN. Questo lo simulo qua perché ho di fatto due macchine, una che sta girando dentro questo VMware, cioè una macchina virtuale. E poi ci accederò dalla macchina reale, quindi da un'altra macchina che è collegata in rete. Allora, prima di tutto abbiamo fatto l'installazione, facciamo shutdown, buttiamolo giù. Cosa leggermente diversa, ma non di molto, vale anche per Simulastic, quindi farò poi anche un piccolo video. Allora, qui quando siete sotto white core, e nel caso lo vedremo anche su Apple, andate sotto la configurazione, anzi qui andate direttamente sotto opensim.ini, ammesso che ci sia, non c'è perché questo non è lui. Vabbè, il trucco è cercare 127.0.0.1, che è il nome del computer locale, in tutti i puntoini che ci sono. Qui non ci sono puntoini, quindi sarà presumibilmente sotto la configurazione config. Se facciamo il grep, vedete che le varie informazioni sono su myworld e whitecore.ini, quindi andiamo sotto, facciamo gedit whitecore.ini. E qui cerchiamo eccolo qua, il hostname. Ecco, l'hostname, vedete che di default vale 127.0.0.1. Togliamo il punto e virgola e al posto di 127.0.0.1 proviamo a metterci local IP. Local IP è il nome dell'IP che abbiamo su questa macchina. Adesso poi lo vedremo meglio com'è, no? Comunque dovrebbe essercene uno qua, fondamentalmente, e mi sembra che ce ne sia uno solo. Lo salvate e poi dovrebbe esserci anche il myworld.ini, se non vado errato, che ha un qualche cosa di simile, quindi hostname, qui al posto di 127.0.0.1 ci mettiamo local IP. Ok, e salviamo. Allora, una volta fatto questo, lui dovrebbe agganciarsi all'indirizzo, che adesso andiamo a vedere qual è. Quindi, come facciamo a vedere qual è l'indirizzo? Basta fare ifconfig, e lui sotto è tipicamente la scheda di rete, mi dovrebbe dire che l'indirizzo è questo qua, 192.168.1.10. Questo ce lo marchiamo, perché la slurl dovrebbe essere questa. Quindi, torniamo a dove l'avevamo lanciato, facciamo il run sim console, credo, sim console shell, quindi lui parte e vedete che network IP address has been set to 192.168.1.10, che è quello che abbiamo appena detto. Quindi per entrare su questa macchina da una macchina esterna dobbiamo entrare, appunto, quindi possiamo entrare con un singularity, abbiamo detto questo singularity che sta entrando ok, vedete che qui era su Simonastic, andiamo sul grid manager, vedete che c'era 127.0.0.1. Noi però creiamo una nuova entità che colleghiamo alla HTTP, due punti, e gli mettiamo 192.168.1.10, due punti, ecco qui 9000 perché è white core, altrimenti era 9100 quando eravamo su Simonastic. Vedete che se lo riconosce scrive qua sotto il nome My White Core Simulator. Fate ok, quindi siamo sul My White Core Simulator e qui possiamo entrare come Simonastic 123
anzi Simon Stick, perché avevano fatto la regione di cui il proprietario era Simon Stick. E proviamo a entrare, login. Pare che abbia ragione lui, nel senso che qui dice che non trova proprio l'utente Simon Stick. Lo creiamo allora, andiamo sulla console, facciamo create user. Ecco, facendo create user lui mi chiede l'username, quindi facciamo Simon Stick. Password, gli mettiamo per esempio un 2, 3. Niente, qui mettiamo punto resident e a questo punto Simon Stick è stato creato. Vediamo un po' se effettivamente riusciamo a entrare ora che c'è. Quindi Simon Stick, login e non lo trovo ancora. A meno che non lo voglia minuscolo. Password 123. Login. Lo vuole minuscolo, evidentemente. È una piccola stranezza di Whitecore. Comunque chiede vabbè, in questo caso mi chiede un'autorizzazione alla voce, Singularity, e vedete che io come Simon Strick sono entrato esattamente dove dovevo entrare, e posso anche creare al solito un nuovo script, new script, e qui abbiamo il. Faccio delle piccole modifiche giusto per verificare. E quindi ObjectScript running, questo qui è a posto. Ora, questo se lo vedete di qua, vedete che ha trovato quindi a questo punto login service, eccetera, quindi ha riconosciuto e dovrebbe funzionare. A parte la cosina sul minuscolo maiuscolo. Quindi questo più o meno per l'aggancio su Linux dovrebbe essere tutto.